Le mafie in Toscana non sono una presenza stabile e strutturata, ma proliferano le attività illegali a sostegno di associazioni di stampo mafioso. Il dato fa parte della seconda indagine sulla criminalità organizzata commissionata dalla Regione alla Scuola Normale di Pisa e illustrata a Firenze alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia Federico Caffiero De Rao e del Procuratore Capo della Repubblica Giuseppe Creazzo. Noi facciamo questo studio annuale che abbiamo commissionato, studio scientifico come è stato riconosciuto anche dai procuratori, persino dal procuratore nazionale antimafia De Rao, e a partire di qui noi vogliamo estendere la consapevolezza della necessità del contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. Siamo al secondo anno. Quindi comincia a essere uno strumento decisamente utilizzabile da un lato per conoscere il fenomeno ma dall'altro anche per fare delle azioni. Io ho intenzione con il rapporto di incontrare perlomeno le istituzioni, le prefetture in tutti i capoluoghi di provincia per dare anche concretezza ad azioni che possono essere di contrasto al fenomeno. Se negli ultimi 15 anni il numero dei condannati in Toscana per associazione mafiosa è rimasto limitato, sono in crescita i reati di favoreggiamento, a dimostrazione che alcuni settori dell'economia locale sono predisposti verso la protezione di matrice mafiosa. Questa relazione importantissima che l'Università, la Normale di Pisa, si è occupata di sviluppare con un metodo scientifico, con fonti numerose di cui si è avvalsa, e quindi veniamo qui a ascoltare e nello stesso momento a contribuire a conoscere il fenomeno dell''ndrangheta e della camorra, delle organizzazioni criminali che sono presenti sul territorio. Negli ultimi 3 anni la Toscana è diventata la prima regione in Italia, dopo la Campania, la Calabria e la Sicilia, per arresti e denunce con l'aggravante mafiosa, 223 in tutto. I dati descrivono una trama criminale interessata più al controllo dei mercati che del territorio e che incide sull'economia legale, soprattutto con il riciclaggio e l'occultamento di enormi capitali provento di reati. Il pericolo maggiore oggi è proprio quello di una economia che viene sempre più infiltrata dalle mafie. E le mafie, soprattutto l''ndrangheta oggi, hanno una ricchezza enorme. Se pensiamo soltanto al traffico di cocaina, alle migliaia e migliaia di chili di cocaina che soltanto sulla costa tirrenica la 'ndrangheta sbarca, se pensiamo alla conversione di quella cocaina, qui a marzo a Livorno 134 kg di cocaina vennero sequestrati e già quel quantitativo corrispondeva a circa 5 milioni di euro perché si trattava di una cocaina purissima. Immaginate tonnellate di cocaina che arrivano sulla costa tirrenica e vengono sbarcate e messe nel mercato che si convertono in denaro. Quanto denaro poi finisce nell'economia nostra, europea, e nell'economia mondiale, e quanto denaro oggi viene coperto da operazioni che risultano invisibili proprio grazie a un'impresa che, avendo bisogno di denaro, è pronta, disponibile ad accoglierlo. Le province toscane a più elevato rischio di penetrazione criminale sono quelle di Grosseto, Livorno, Prato e Massa, l'unica in cui si è verificato anche un aumento degli episodi di intimidazione e violenza. Livorno è la città che ha registrato il più alto tasso di crescita a livello nazionale delle denunce per estorsione. Prato detiene il primato del reato di riciclaggio. Per la corruzione viene fuori che vi è una presenza di casi, settori anche più delicati come quello sanitario, che spesso riguarda, anzi nella maggior parte dei casi riguarda la sfera tecnica. Per ora non sembra ci sia una presenza della politica. Sempre in tema di corruzione, la ricerca ha evidenziato l'esistenza di nuovi protagonisti.
Si tratta di figure un po' a cavallo tra il mondo dell'imprenditoria e delle professioni che, diciamo con un atteggiamento quasi camaleontico, si pongono talvolta come intermediari, talvolta come procacciatori d'affari e in qualche caso direttamente come corruttori, perché naturalmente il tipo di benefici che possono ottenere dalla pubblica amministrazione vale anche, diciamo, a compensare la loro attività corruttrice. In questo senso noi osserviamo una presenza significativa anche di tra gli attori prevalentemente in opera nell'universo della corruzione di funzionari pubblici. Il ruolo dei politici, almeno nel contesto toscano, rimane un po' più defilato dalle vicende che sono emerse. Anche le tangenti non sono più limitate alla classica bustarella. Vi è corruzione, o meglio, vi sono vicende in cui si è ipotizzata la presenza di attività corruttive, ma non vi è una contropartita monetaria diretta, qualificabile e riconoscibile dai magistrati come la bustarella. Piuttosto quello che si osserva è il fatto che entrano in gioco contropartite diverse, di natura diversa. Quindi lo scambio in qualche modo è più complesso, più difficile da riconoscere, perché magari si traduce il beneficio in un pagamento che viene fatto a un'associazione piuttosto che nel finanziamento di un'attività di ricerca o magari nella sovvenzione per la partecipazione a qualche congresso. L'arresto di latitanti in territorio toscano dimostra l'importanza della regione per le organizzazioni mafiose. I clan in azione sono 78, di cui il 48% è legato all'Andrangheta calabrese e il 41% alla Camorra, mentre un 5% fa capo a Cosa Nostra e un altro 5% alla Sacra Corona Unita pugliese. 8 sono i clan autoctoni, ma riconducibili a una matrice campano-calabrese. Le attività più frequenti sono il traffico di droga, le estorsioni, lo sfruttamento della prostituzione, il riciclaggio, la contraffazione, l'usura e il traffico di rifiuti. Di fronte a un quadro del genere, l'attività di repressione svolta dalle forze dell'ordine, secondo il procuratore Cafiero De Rao, non è sufficiente. Perché ci sono sintomi presenti che soltanto il cittadino può cogliere. Pensi a quanti negozi a volte si aprono in determinate strade, pensi a quale riciclaggio viene avvertito da chi opera nel settore e molto più tardi dalla polizia giudiziaria, dalla magistratura. Se ci fosse una collaborazione anche in questo, non parlo di denuncia, ma quella forma di collaborazione che si concreta in una segnalazione, in una comunicazione, informazione. Oggi hanno aperto un altro negozio e i titolari non si sa da dove provengono. Basterebbe anche un'informazione di questo tipo per consentire alla prefettura, ma consentire alla polizia giudiziaria di cominciare ad approfondire questi campi che restano inesplorati fino a quando le intercettazioni non ci evidenziano quali sono i punti economici che la criminalità organizzata mafiosa, andranghetista, camorrista di volta in volta apre sul mercato. Di qui l'appello del presidente della Regione Rossi a fare tutti la propria parte. La Toscana è vero che è ancora in gran parte sana, ma se vogliamo tutelarla dobbiamo alzare le antenne, denunciare quando si hanno sospetti, quando si vedono situazioni che non convincono, quando ci sono investimenti che non si sa come si tengono. Dobbiamo avere un rapporto di fiducia, di collaborazione con le procure. Gli amministratori, le associazioni di categoria devono sviluppare un'attenzione alla lotta alla criminalità. Questo è il messaggio di oggi, non è più il momento di cullarci sugli allori e allo stesso tempo mi domando anche se certi fenomeni che le procure fanno emergere non siano da registrarsi anche, come è accaduto a Roma, come fenomeni che hanno a che fare con la mafia.